Non mettetevi comodi, abbiamo solo 20 minuti in studio. Matteo Renzi che accusa, hanno cercato di trasformarmi in un mostro. Di questo parliamo con lui prima però, i volti della guerra. Gli ospiti sono pronti, noi facciamo le domande, sigla, copertina e poi iniziamo. Lavoravo in un'agenzia immobiliare e a tempo perso facevo la modella, dice Maria. Maria è una staffetta ed è lei a portarci al villaggio di Sviatorisk sul fronte. Con me ho medicine e cibo. Le staffette in quest'area sono fondamentali, civili che trasportano materiali utili a rischio della loro vita. Non hai paura? Non ho tempo per la paura, risponde. Maria ha 21 anni e canta mentre attraversa su una lada scassata territori dove si sta combattendo. A Sviatorisk non c'è gas e la gente cucina in strada. Chi sta bombardando? Chiedo a Ivana mentre cucina del pollo appena portato dalla staffetta. I Russia e Ucraina, boom boom. Russi, ucraini, notte e giorno, sono tutti matti, dice. Ma noi abbiamo il nostro cane che ci protegge e non abbiamo paura di nulla. Vuoi vedere il nostro bunker, aggiunge? Ti consiglio di no, sono tutti malati là sotto. Dove sono i russi? Chiede un signore. Russia. Lui fa un giro su se stesso, ovunque attorno a noi, risponde. I volti di questa guerra nella copertina del nostro inviato in Ucraina, che è Gianmarco Sicuro. Di questo parliamo con i nostri ospiti. Il titolo della puntata di questa sera è Renzi e il mostro. Ne parliamo con Matteo Renzi, leader di Italia Viva, già Presidente del Consiglio. Buonasera. E autore de Il Mostro, così si definisce nel suo libro di cui parleremo tra poco. E poi con noi c'è anche Antonio Polito, editorialista del Corriere della Buonasera. Sera. Bentornato Antonio. Allora, persone non grate. Con questa formula il Cremlino ha cacciato 24 diplomatici italiani. Da Mosca sentiamo Marchinaro e poi iniziamo. Convocato al Ministero degli Esteri di Mosca, a Giorgio Starace, l'ambasciatore d'Italia a Mosca, è stato consegnato l'elenco di 24 nostri diplomatici che la Russia considera persone non grate e che entro 8 giorni dovranno fare le valigie e tornare a Roma. È la ritorsione del Cremlino per l'espulsione di 30 diplomatici russi dall'Italia avvenuta ad aprile. Nessun commento da parte dell'ambasciatore italiano, ma misure analoghe sono state prese da Mosca anche nei confronti di spagnoli, francesi e svedesi. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, annuncia anche la chiusura dell'ufficio di corrispondenza della CBC, la TV di Stato canadese, come rappresaglia, dice, per la chiusura in Canada del canale russo Russia Today. Intanto, il portavoce di Putin accusa il governo di Kiev di totale assenza di volontà negoziale, per colpa, dice, di americani e inglesi. Dunque anche il Cremlino sembra ammettere implicitamente che il conflitto durerà ancora a lungo, con evidenti costi in termini umani, ma anche con crescenti costi economici che al momento si aggirerebbero sui 300 milioni di euro al giorno, costi che a giudicare dai dati ufficiali del governo sarebbero però largamente compensati dall'aumento record delle esportazioni di armi russe, soprattutto verso Cina, India, Egitto, Algeria, ma non solo. Mai stato così florido l'export di gas, petrolio, oltre che di fertilizzanti e di cereali. Fa riflettere questa cosa dei costi compensati dall'aumento delle esportazioni in un momento in cui sanzioniamo la Russia, però diciamo che i rapporti tra il nostro paese e la Russia non sono mai stati tra alti e bassi così bassi, sembra un punto veramente che non abbiamo mai raggiunto prima e sembra, anche se sono stati espulsi altri diplomatici di altri paesi, che i russi in questo momento, il Cremlino, punti molto sull'Italia. Che cosa sta succedendo? Io credo che la espulsione dei 24 diplomatici italiani sia la naturale ritorsione a quello che ha fatto l'Italia qualche settimana fa. Il problema però è molto grave ed è grave perché da un lato la Russia ha invaso un paese vicino. La Russia ha tentato di fare quello che già era riuscito in quel caso all'Unione Sovietica nel 1956 in Ungheria, nel 68 in Cecoslovacchia, cioè di entrare e di far provocare una sommossa più o meno spinta per poter cambiare regime. Questo obiettivo è fallito. Quindi da questo punto di vista l'Ucraina dopo 2 mesi ha già vinto la battaglia della resistenza e tuttavia la guerra continua a morire.
continuano le persone a perdere la vita. Io penso che ci siano due questioni enormi. La prima è che se bisogna stare tra la NATO, quindi l'Alleanza Atlantica, e la Russia, non c'è nessuno in Italia che può avere dei dubbi sul fatto che la nostra posizione è assieme all'Europa e al Patto Atlantico. Dall'altro, siamo con Macron a dire, anche dentro l'Unione Europea e la NATO, troviamo una soluzione diplomatica che però parta dal riconoscimento di un dato di fatto. Cioè c'è un aggressore, Putin, e noi dobbiamo riuscire con una soluzione politica, perché le conseguenze della guerra saranno non soltanto quelle che avete detto, ma carestia in Africa, immigrazione selvaggia, crisi geopolitica totalmente nuova. Insomma, è una situazione molto, molto, molto difficile. Non credo che ci sia una particolare attenzione verso l'Italia. C'è proprio la rottura per generazioni di un rapporto storico tra Europa e Russia che sarà molto difficile ricucire sul breve periodo. Antonio, sentiamo un attimo che cosa ha detto il Premier Draghi su questa notizia di oggi e poi ne parliamo. Sentiamo un attimo. La prima riflessione che viene in mente è che non bisogna assolutamente interrompere i canali diplomatici. Questa è parte di un atto, è un atto ostile chiaramente, è anche in risposta alle nostre espulsioni, è in risposta così, ma è ostile anche verso l'Europa, l'Unione Europea, perché sono stati espulsi, se capisco bene, anche diplomatici francesi, spagnoli, eccetera. Allora, questo isolamento un po' provocato, un po' cercato dalla Russia, quanto fa male all'Europa? Perché poi ho letto una dichiarazione oggi del Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Michel, che dice: faccio appello alla creazione di una comunità geopolitica europea. Ma non esiste già un'Unione Europea? Ah, forse fa riferimento a quel tentativo che in Europa è in corso da tempo di avere un forum di dialogo anche con la Russia. Perfino quando c'era l'Unione Sovietica ci sono stati gli accordi di Helsinki che hanno aperto questo foro. Oltretutto Macron stesso, quando ha parlato, faceva riferimento prima a Renzi, ha detto: noi adesso dobbiamo aiutare l'Ucraina a difendere la sua integrità territoriale e la sua sovranità. Quando ci sarà la pace dobbiamo trovare un nuovo assetto, diciamo, della sicurezza geopolitica nel continente, che garantisca ovviamente anche la Russia. Cioè, noi non siamo in guerra con la Russia, no, certo. È la Russia che si è andata in guerra nel cuore dell'Europa. Quindi credo che sia questo. E diciamo, d'altra parte, per rispondere anche alla domanda che facevi tu prima, ce l'hanno un po' anche particolarmente con noi. Io penso che loro l'hanno anche detto, perché hanno detto: dall'Italia non ce l'aspettavamo. Evidentemente erano convinti di avere in Italia, nel Parlamento italiano, una quantità di amici leali e fedeli che al momento del bisogno c'era invece si sono dileguati. L'Italia, noi abbiamo teso la mano e l'Italia ha morso la mano che li ha aiutati. Ti ricordi quell'espressione? Sì, che un po'... anche se sappiamo che la mano che ci avrebbe aiutati, poi in realtà penso che ti riferisci al Covid, alla vicenda del Covid. Io penso che loro si riferissero a quello, no? Sì, l'aiuto poi nel che libro proprio Renzi introduce molti dubbi su che fu la mano che ci hanno dato. Diciamo che i russi avevano delle aspettative, perché alcune forze politiche negli ultimi anni si sono schierate più volte dalla parte della Russia, anche contro le nostre posizioni europee e filoamericane. Non faccio nomi e cognomi, ma sicuramente 5 Stelle e Lega, negli anni in cui ad esempio io ero al governo, andavano sulla Piazza Rossa con le magliette pro Putin, certo, e con gli striscioni sui referendum. Ma detto che questo, la Russia però era diversa, nessuno si aspettava infatti l'invasione sì, ma dell'Ucraina. Io penso che la situazione sia molto complicata. Cioè, noi adesso abbiamo una questione che è il Donbass, abbiamo la questione che è la salvezza dei combattenti, tutto vero, ma c'è un problema molto più ampio. Cioè, ora, l'accordo che è venuto fuori dopo la Seconda Guerra Mondiale a Yalta è che in qualche modo il muro di Berlino aveva modificato, ma non del tutto distrutto, perché si era creato comunque un ruolo importante della ex Unione Sovietica Russia, oggi sta andando in frantumi. E questo sta accadendo quando contemporaneamente il mondo guarda ad est, Cina e India che sono 3 miliardi, e c'è un'Africa che cresce a livello demografico ma non a livello economico. Allora, in questo scenario complicatissimo, l'Europa deve decidere che fare da grande. Allora, primum vivere, intanto cerchiamo di salvare il salvabile e poi facciamo politica. Questo significa però non inseguire gli slogan di chi, ad esempio 5 Stelle e Lega, quando si parla di politica estera, come dire, inseguono l'opinione del momento. Lo stesso, faccio un esempio, il vice ministro degli esteri di ora, si chiama Di Stefano, andava 6 anni fa a Mosca a dire
che la Russia aveva ragione e che c'era una dittatura euro-nazi in Ucraina. Vabbè, ovviamente ragazzi, Di Stefano lo invitiamo a replicare quando vuole. No, basterebbe venirsi a chiedere scusa, come dire, non è che deve venire a replicare, poi se vuole si fa un dibattito, ma come dire, sta agli atti della Camera il suo dibattito così con nazi euro, lo metto su YouTube. Cioè, il problema è che questi hanno cambiato opinione su tutto. Bene, bene, perché almeno migliorano, quindi non è un problema. Però la vera questione da dire ai cittadini, guardate, questa questione qui durerà per decenni. Ed è un grande problema. E quando arriveremo tra un anno, non è soltanto il problema dell'energia, che pure c'è, ma è il problema delle materie prime, è il problema di come noi gestiamo, ad esempio, la crisi demografica. Noi non facciamo più figli. In Africa o nei paesi orientali ancora sì, questo è la fine delle civiltà, inizia sempre da una crisi demografica. Bel problema. Allora, intanto sul fronte diplomatico la Casa Bianca sta cercando di convincere la Turchia ad accettare l'ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia. Ci sono molti argomenti convincenti sul tavolo, come ci spiega da New York il nostro Claudio Pagliara. Claudio. Sì, sì, il presidente Biden proprio poco fa ha detto di essere molto fiducioso che le remore, le opposizioni e la minaccia di veto che la Turchia pone all'ingresso di Finlandia e Svezia verranno invece rimosse. Proprio in questi minuti è in corso o è appena finito un incontro tra il segretario di Stato Blinken, il segretario di Stato americano, e il suo omologo turco, il ministro degli esteri turco, proprio per tentare di convincere appunto Ankara a non mettere il veto. E c'è un ottimismo molto diffuso qui a New York, negli Stati Uniti, che ciò avverrà. Le questioni che pone la Turchia, ha detto anche il nostro ministro degli esteri Di Maio, che partecipa qui dietro di me al Palazzo di Vetro a una importante conferenza sulla sicurezza alimentare, lo abbiamo sentito, una delle conseguenze della guerra in Ucraina sono le navi cariche di grano ucraino che non vanno più nei paesi e quindi il rischio di fame e, come ha detto Di Maio, di guerra mondiale della fame e del pane. Bene, le ragioni di ottimismo sono sostanzialmente due, che innanzitutto si tratta di problemi bilaterali, quelli che pone la Turchia con i singoli paesi che ospitano, come sappiamo, persone che la Turchia reputa terroristi curdi e quindi vuole la restituzione di queste persone. L'altro problema bilaterale ce l'ha con gli Stati Uniti, ovvero la revoca di quel bando delle importazioni di caccia F-16, F-35 che Washington ha deciso dopo che la Turchia ha acquistato batterie antimissilistiche russe SS-300. Insomma, problemi sicuramente seri, ma che possono essere risolti, e qui la diplomazia americana ce la sta mettendo tutta. Poi probabilmente Erdogan vuole anche essere ricevuto alla Casa Bianca da Biden, perché non ha con Biden gli stessi rapporti amichevoli che aveva con il suo predecessore Donald Trump. A te la linea. Staremo a vedere, Claudio, grazie. Intanto la presenza della NATO che si allarga, e ovviamente allarga anche la presenza degli Stati Uniti in Europa, aumenterà anche la tensione in questa fase? Ma paradossalmente quello che ha detto su questo parole più caute è stato proprio Putin, quando ha detto l'importante è che non mettano i missili. Però parliamoci chiaro, Erdogan è un grandissimo mercante. Cioè, noi l'abbiamo visto all'opera, Erdogan. Quando, l'abbiamo visto anche quando con i migranti, Erdogan no? Si è messo a fare l'accordo con la Merkel sui migranti, è stata una trattativa, sembravamo al souk. Io ero in quelle ore a Bruxelles, li ho visti. E Erdogan è intanto un uomo che ha una campagna elettorale in una democrazia che non è una democrazia compiuta e perfetta, ma in Turchia si vota. E la crisi economica che ha la Turchia è una crisi che rischia di farlo saltare. Poi, come dire, ha i suoi metodi non propriamente convenzionali per ottenere il consenso. Quindi lui vuole soldi. Cerca l'interesse del proprio Stato. Sì, attenzione, c'è un passaggio che vorrei dirlo, ora so che non interessa a nessuno, ma sta storia dei curdi non si può farla passare in secondo piano così. Cioè, il Kurdistan, le ragazze curde hanno salvato la vita di migliaia di persone in Occidente, come combattendo sul terreno contro Daesh, perché qui nessuno parla più le dell'estremismo ragazze di Kobane, islamico, no? Le ragazze di Kobane non sono, cioè, qui c'è un problema di fondo che nessuno più sta considerando come priorità l'estremismo islamico. Allora io vorrei anche che ci fosse, accanto a una grande attenzione alle questioni dell'Ucraina, anche uno il rispetto per i curdi, perché i curdi meritano rispetto non soltanto in Turchia ma anche nelle regioni Siria, Iraq e dintorni. Ma poi c'è l'altro punto fondamentale, cioè che bisognerebbe iniziare a dire che mentre noi ci occupiamo di Ucraina, in Afghanistan
le bambine non vanno più a scuola perché i talebani, complice il disimpegno degli americani, hanno imposto il burka, non mandano più le bambine a scuola, in Africa cresce il terrorismo islamico. Insomma, io vorrei che avessimo una capacità di fare politica estera un pochino più seria di quella di singoli messaggi. Ora va di moda parlare di Turchia, e viva la Turchia. Eh no, insomma, la discussione è un po' più complessa. Allora, di parlare di esteri, veniamo a casa nostra, Antonio, perché dopo un lungo tira e molla è stata eletta la nuova presidente della Commissione Esteri al Senato. Si tratta di Stefania Craxi, c'è stato un terremoto nel Movimento 5 Stelle che perde la presidenza. Tra un po' chiediamo anche conto dei conti che non tornano. Però che succede adesso? Ma ha perso il candidato di Conte. Tra l'altro questa era una commissione che si era già dovuta rifare perché il precedente presidente di 5 Stelle era impresentabile, nel senso che aveva fatto addirittura aveva esaltato la Z di Putin e così via, quindi gli stessi 5 Stelle hanno detto vabbè, bisogna mandarlo via, è stato difficile mandarlo via. Poi avevano candidato un'altra personalità che però nel suo passato aveva anche lui delle uscite un po' improbabili contro la NATO, contro gli Stati Uniti. Poi erano ricorsi a questo ultimo candidato, Licheri, che è notoriamente uno molto vicino a Conte, personalmente a Conte, e non ce l'ha fatta. Ma perché è così importante questa presidenza di questa commissione? Beh, la commissione esteri è una commissione, in entrambi i rami del Parlamento, è una commissione importante, perché tra l'altro prende anche spesso posizioni a camere congiunte, cioè le due commissioni insieme. È un soggetto di politica estera, quindi è molto importante il presidente della commissione esteri. E quindi niente, una sconfitta di 5 Stelle adesso oggi... Che avrà ripercussioni, secondo te? Conte ha detto che lo vogliono far fuori, qualcuno vuole fare fuori i 5 Stelle dalla maggioranza, che non c'è più la maggioranza di prima, che se ne è creata un'altra da adesso Fratelli d'Italia a Renzi, ha subito messo in mezzo Renzi. È fissato quell'uomo, c'ha una fissazione con me. Conte dice che di fatto si è formata una nuova maggioranza, come diceva Antonio, che va da Fratelli d'Italia a Italia Viva. Allora... voi innanzitutto come avete votato? Perché il problema non è che i conti non tornano, come dice lei, è che Conte non è capace. Cioè, lo dico con molta tranquillità, non è i conti non tornano, è Conte. Io sono anche un po' in imbarazzo, lo confesso, perché ho combattuto Conte quando era potente, importante, tutti gli volevano bene, sfornava un DPCM alla settimana. E allora io ero tra i pochissimi che contestava Conte. Oggi mi sembra di spararsi la Croce Rossa. Faccio in fila, metto i fatti. Conte arriva, diventa leader. Italia Viva non ha fatto dichiarazione di voto. Quello che è certo è che mancano, che lì c'erano due candidati della maggioranza. Cioè, sì, anziché avere un unico candidato, noi avevamo detto, ragazzi, mettetevi d'accordo. Trovate un nome che vada bene a tutti, va benissimo che sia dei 5 Stelle. C'erano altre candidature dentro i 5 Stelle che potevano ottenere consenso. Andava bene anche uno di un altro partito. Noi siamo stati gli unici a dimettersi, i primi, non gli unici, i primi a dimettersi. Laura Garavini, vicepresidente della Commissione, che quindi avrebbe avuto ambizioni perché era la vice di quello che si è dimesso, ha detto noi trovate un accordo voi e noi ve lo votiamo. Si sono divisi. Oggi io le dico che se fossi stato membro della Commissione sicuramente avrei votato la Craxi e non Licheri perché è più brava la Craxi. Però a parte questo, Conte è arrivato e ha detto: uno, noi vogliamo cambiare il capogruppo della Camera dei Grillini, e i Grillini gli hanno mantenuto il capogruppo che lui voleva cambiare. Allora ha detto bene, mantenetemi quello del Senato, e i Grillini gliel'hanno cambiato. Voleva portarla a Belloni ed è uscito Mattarella. Adesso ha combinato il pasticcio. Il problema è che la politica non è un insieme di colpi di fortuna. Una volta ti può andare bene, ma poi c'è una capacità di far politica che, poverino, non è nemmeno cattivo. Giuseppe Conte non ha. Detto questo, parliamo di cose serie, perché la cosa seria non è Giuseppe Conte e neanche Ettore Licheri o d'altri. La cosa seria è che il Paese ha bisogno di una commissione estera, lo diceva il direttore Pulito, autorevole. Allora, quello di prima era, come ha detto il direttore Pulito, impresentabile. Nel senso che era uno che sosteneva non l'invasione, i carri armati con la Z dei russi. Abbiamo messo una persona che è molto più autorevole, forte e credibile. Basta, è un passo in avanti per il Paese. Dopodiché Conte, posso fare un appello? Decida. Siccome lui è lì che gli erode, come dicono a Roma, la cosa di Draghi, decida. Vuole andare via dalla maggioranza, lo dica, ma non condanni il Movimento 5 Stelle e tutti noi a uno stillicidio per cui ce ne fa una al giorno. Cioè, quando io volevo mandare a casa Conte, non è che ho fatto grandi discorsi, l'ho detto. Poi potevo vincere o perdere. Conte lo dica, se non sopporta Draghi perché lo considera quello che gli ha portato a posto. Bisogna dire che lui,
lui per mandare a casa i primi ministri è formidabile. Ora veramente ce n'ho un paio, cioè, non è che ne ho tanti. Quindi, beh, insomma, però, Polito, hai qualche scalpo. Però posso dirle, Polito, cioè, almeno io, lei mi riconoscerà che io almeno le battaglie le faccio a viso aperto. No, cioè, prendo, c'è da mandare a casa Conte, lo dico. Allora il mio suggerimento a Conte è: vuole mandare a casa Draghi? Ma sa, molti dicono che in realtà lo vuole, ma cioè vorrebbe uscire dalla maggioranza, dal governo, per liberarsi le mani e fare campagna elettorale. Ma lui non ci arriva al 2023, questo è il problema, perché i grillini, cioè lei giustamente veniva chiesto, ma come avete votato voi? Il problema non siamo noi, il problema è che all'interno non la regge. È un movimento che aveva il 33%, oggi è dato a un terzo di quel consenso, c'erano 1000 parlamentari, ora ce n'è 600, una parte dei grillini è preoccupato di dover tornare a casa, alcuni di questi chiedono il reddito di cittadinanza. Siccome è così, io dico ragazzi, fate quello che volete in casa vostra, ma non create fibrillazioni a quel povero uomo di Draghi, che oggi, mentre questi facevano lo show, era a ricevere la prima ministra finlandese. Cioè Draghi in questo periodo sta governando ed era con la prima ministra della Finlandia a parlare, come si diceva prima, dell'allargamento e dell'ingresso della NATO. Vabbè, di questo, cioè, parliamo di cose serie, lasciamo che i grillini si dividano. Conte, facci sapere che vuoi fare, quando tanto non cambia niente, qualsiasi studio, cosa decida di fare Conte, noi si va avanti lo stesso. Lo invitiamo e glielo chiederemo. Se vuole venga anch'io una volta, così almeno si sfoga. Sì, volentieri glielo proponiamo. Ma non credo che abbia il coraggio. Allora Antonio, nel linguaggio, veniamo al libro, perché nel linguaggio giornalistico si dice spesso sbattere il mostro in prima pagina. Allora Renzi ha preso questa espressione, l'ha in qualche modo indossata e ha scritto questo libro. Secondo te, da cronista, è stato trattato dalla stampa, che è quello che ci compete in questo momento, così come suggerisce questo titolo? Tu dici il libro? Ma un po' sì, io penso, perché, ma noi, lo dico anche io non è che mi tiro fuori. Nel senso che noi abbiamo un certo gusto, diciamo così, all'inchiesta giudiziaria. Purtroppo quello che nel resto del mondo è il giornalismo investigativo, da noi è giornalismo giudiziario, cioè sono informazioni, veline, documenti che escono dalle procure, dalle cancellerie, dagli avvocati difensori e che generalmente precostituiscono una sentenza di condanna quando non dico che il processo non è ancora cominciato, ma non è manco stato rinviato a giudizio la persona su cui si indaga. E purtroppo l'abbiamo fatto non solo per Renzi, credo che proprio oggi ricorra l'anniversario della morte di Enzo Tortora, che è un po' una specie di... Questo purtroppo è un disastro in un paese che dovrebbe avere una civiltà giuridica particolare, speciale, il diritto romano l'abbiamo inventato noi. Quindi sì, un po' l'abbiamo trattato come mostro, tante altre persone meno note di Renzi, meno in grado di difendersi, vengono trattate come mostri e noi dovremmo elevare di molto la nostra civiltà giuridica per mettere fine a questo scandalo. Allora, lei scrive di non voler fare la vittima, ma il suo libro è un attacco così deciso, così forte, da sembrare proprio l'atteggiamento di una vittima che vuole in qualche modo rifarsi. Il libro inizia con la frase «Sono una persona felice». Sì, l'ho letto. Perché io voglio dirlo con molta chiarezza, ragione Polito, cioè... Io alla fine posso difendermi e poi sicuramente ci sono state degli eccessi contro di me e comunque diciamo la verità, anch'io ho fatto degli errori perché altrimenti non si nel racconto, nella stampa, quindi però io paradossalmente non conto. Comunque non è stato ancora prosciolto, assolto. Ma lasci stare, guarda, cioè, poi il ci processo, sarà una verità giudiziaria. Polito, il processo proprio non rileva, nel senso che 5 sentenze della Cassazione hanno già detto che hanno sbagliato i PM di Firenze. Io nel libro non parlo del processo, ci parlo soltanto in mezzo capitolo. Io voglio parlare di tutto il resto. Intanto c'è un problema di giustizia giusta. Voi avete citato Enzo Tortora, altro che il sottoscritto. Enzo Tortora è stato preso una mattina, è stato portato in carcere ed era ben più visibile, era probabilmente forse il personaggio televisivo più famoso dell'epoca. È stato schiaffato in carcere, non aveva fatto niente. Quello che lo ha inquisito è andato, è diventato dopo qualche anno membro del CSM. Allora, voi capite che questo non funziona. Allora, accelerando, perché a me non preoccupa la cosa in sé. Chi legge il libro vede la storia, una serie di coincidenze un po' strane, dai servizi segreti agli autogrill, alla Banca d'Italia, che non sono soltanto giudiziari. Per me il messaggio deve essere chiaro. Possono dire tutto quello che vogliono. Io continuo con il sorriso sulle labbra e aggiungo, vedere ieri la prima presentazione del libro, centinaia di persone alla Casa del Cinema, essere nelle graduatorie di Amazon, essere comunque oggi presente in un dibattito su questi temi, già mi dice che l'obiettivo vero, che era quello di far parlare e di portare a ragionare di giustizia giusta, è stato preso. Ho 2 minuti e 4 domande. Allora, a prescindere da Renzi, dal suo caso, secondo te fare la vittima in politica paga?
Sì, direi di sì. Il vittimismo è una cosa abbastanza diciamo diffusa tra i politici. Però sono io tutti... non l'ho fatto, lei l'ha letto il libro? No, non l'ho letto. No, però insomma, politico abbiamo un patto che ci leggiamo reciprocamente. Però la vittima, quindi quando lo vedrà, però la vittima negli episodi la che descrive del libro, c'è qualcosa che lo rifarebbe? All'interno degli episodi che racconta c'è qualcosa che non rifarebbe? Non rileggerebbe Ermini presidente del vicepresidente del CSM? Questa è buona avanti. Nell'elenco di cose c'è qualcuna che non rifarei, però mi lasci dire che ce ne sarebbero tante che dovrebbero non rifare: magistrati, giornalisti, dirigenti di Banca d'Italia, servizi segreti, insomma chi legge il libro magari gli continua a stare antipatico, allora, però avrà un'opinione diversa di quello che è successo in Italia negli ultimi 10 anni. Lei scrive: mi hanno reso un mostro. Adesso come farà a scrollarsi di dosso, a demostrificarsi questa immagine che le hanno attaccato? Semplice, vado a giro per l'Italia. No, la parte del libro. Il libro mi serve perché rimanga tutte le volte agli atti. Dopodiché, parlando di contenuti, io sono uno di quelli che dice sì al termovalorizzatore, no alla politica della RAI sui rifiuti, sì alle infrastrutture, no, no a chi vuol bloccare tutti. Parlo di contenuti, no al reddito di cittadinanza, sì a Industria 4.0. Parlo di contenuti ne per demostrificarmi. Perché io purtroppo ho finito il tempo. Abbiamo chiacchierato troppo io e Polito. Va bene, grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie Presidente per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. Ci vediamo domani, stessa ora. Sono stati mostruosamente...